Le sette opere di misericordia attraverso i servizi dei volontari e donazione degli organi. È questo il titolo del convegno che si è svolto sabato 27 maggio a Cosenza, presso il chiostro monumentale di San Domenico, in occasione dell'evento Cosenza, capitale italiana del volontariato 2023. Sono oggi molto lieto di partecipare a questo convegno in occasione della capitale del volontariato, Cosenza capitale del volontariato. Ecco, è un momento importante non solo per la città e per la regione, ma davvero io credo che questo mondo, il mondo del volontariato, sia un grande patrimonio che l'Italia ha, che esprime. Le misericordie lo esprimono davvero da secoli, 8 secoli di sconfinata carità, 8 secoli di servizio alla persona. Allora questo convegno, questo momento, questa città che accoglierà, no, questo movimento, questi 4 milioni e mezzo di persone, l'Italia ha 4 milioni e mezzo di persone che si dedicano al volontariato. Il volontariato in Italia produce il 5% del PIL, 80 miliardi all'anno, quindi pensiamo al valore economico del volontariato, ma non ci possiamo dimenticare il valore sociale, il valore che esprime questo mondo del volontariato in termini di bene, bene alle persone, bene tra le persone, quindi un bene che si fa agli altri, ma un bene che si riceve all'interno. Viviamo questa giornata alla presenza del Presidente della Confederazione Nazionale Misericordia d'Italia, dottor Gianni Domenico, e insieme anche alle autorità cittadine, insieme a tutte le misericordie della Regione Calabria che ci hanno voluto onorare in questo particolare evento di Cosenza, capitale italiana del volontariato.